niente da fare. Il Cagliari riesce a portare a casa 3 punti pesantissimi contro un buon Benevento. La differenza dei punti in classifica, ben 11 prima del fischio d'inizio, non si è proprio avvertita nel corso dei 90 minuti di gioco. Soprattutto nel primo tempo la truppa di Romaniello si è espressa bene ed è stata la più pericolosa, con diverse palle gol nitide non sfruttate a dovere. Forse è proprio questo il neo più grande di una squadra che sta crescendo molto sul piano del gioco, anche se non riesce a gonfiare la rete con continuità. La prima azione degna di nota è avvenuta all'11esimo, con una pregevole apertura di Volpicelli per Pinto, che prova il destro dal limite dell'area, ma la palla si spegne sul fondo. Al 17esimo è stata la volta di Volpicelli, che inserisce Cabras con una forte conclusione. Al 22esimo Parisi sfiora il palo con un insidioso sinistro. Il Cagliari è bravo a soffrire le sfuriate dei giallorossi e cerca di ripartire, non riuscendo a trovare gli spazi giusti, perché il 5-3-2 Sannita funziona a dovere in fase di non possesso. Nella ripresa però il Benevento abbassa un po' i ritmi e il Cagliari cerca di trovare l'affondo per passare in vantaggio. Ottima la prova di Volzone, che respinge un preciso tiro di Tetté con la punta delle dita, deviandolo in calcio d'angolo al 18esimo. I ragazzi di Romaniello provano a ripartire in contropiede e al 19esimo vanno vicino al gol con un pallonetto dalla distanza di Santarpia, che non trova impreparato Cabras, il quale è lesto a concedere il corner. Sul successivo calcio d'angolo la palla va sulla testa di De Caro, che si spegne di poco sul fondo. Al 26esimo il tecnico del Cagliari, Conzi, inserisce Fini al posto di Pizzalis, passando dal 3-5-2 al 4-2-4 con il chiaro intento di portarsi a casa l'intera posta in palio. Al 29esimo Volzone salva ancora una volta il risultato, respingendo con i piedi una conclusione ravvicinata di Doratiotto. Al 40esimo però il calciatore sardo trova il tapin vincente grazie a un fortunoso rimpallo, mettendo a segno il gol del vantaggio. Nei pochi minuti finali il Benevento non riesce a rimettere le cose a posto, uscendo dal campo sconfitto. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma i giallorossi pagano la scarsa vena realizzativa. Nella prossima giornata, in programma il 2 dicembre, capita Sparandio e compagni se la vedranno contro il Pescara in trasferta. Purtroppo te la sei giocata alla pari contro la prima in classifica. A tratti abbiamo fatto benissimo, peccato perché un periodo... Anche il gol che abbiamo preso oggi, su una deviazione, insomma, la palla è stata spostata da qualcuno sicuramente, ci dice leggermente male, però l'importante è che comunque, ragazzi, a cospetto di una squadra importante che il Cagliari, se la sono giocata bene, hanno cercato comunque a tratti di avere in mano il pallino del gioco. Peccato, forse dovevamo essere ancora più incisivi In alcune situazioni. Rimane il rammarico di aver perso in questo modo. Mister, una buona presenza in difesa, a centrocampo forse manca qualcosina lì in avanti. Oggi mancava Bignola perché è stato convocato in prima squadra. Avevo poche alternative. Sicuramente davanti possiamo fare meglio. Aspettiamo che Pinto ci dia qualcosa in più. È un giocatore che ha grandi potenzialità, ma secondo me deve capire che ci vuole più spirito di sacrificio, maggiore cattiveria, deve dare sicuramente qualcosa in più. Ma giustamente detto, il Benevento ha giocato alla pari contro la capolista, la differenza di punti non si è vista granché, questo testimonia l'equilibrio di questo campionato. No, credo che la differenza di punti non si sia proprio vista. Sono onesto, anche parlando con il loro allenatore che ci ha fatto i complimenti. Però purtroppo ci servono delle vittorie per avere maggiore autostima, sicuramente per avere maggiore autostima, perché comunque ho notato la crescita di questi ragazzi e sicuramente potremmo avere qualche punto in più facendo sicuramente qualche vittoria. Mister, una vittoria pesantissima per il Cagliari qui a Benevento. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. A mio avviso una delle squadre, nonostante la classifica, è una delle squadre che gioca meglio a calcio. Hanno secondo me una grossa cultura calcistica, provano sempre a giocare anche in situazioni di difficoltà e credo che sarà una di quelle squadre che tornerà in auge nel girone di ritorno, perché
perché se esiste una giustizia è giusto che facciano qualche punto in più, insomma, perché giocano bene a calcio. Cosa manca secondo lei a questo Benevento? Ma magari un po' più di cinismo, un po' più di fiducia. Ho vissuto situazioni del genere negli anni, soprattutto quando cerchi di giocare a calcio, che è un po' quello che proviamo a fare anche noi, devi a un certo punto devi fare qualche risultato che ti dia fiducia, e a quel punto poi ti sblocchi e dopo inizi a divertirti. Se il Cagliari al primo posto, l'obiettivo è quello di ottenere la promozione? Sì, non ci siamo mai nascosti, siamo partiti con quell'obiettivo pur senza aver fatto mercato, fondamentalmente, perché noi abbiamo un settore giovanile strutturato in maniera molto precisa, siamo molto caratterizzati dalla sardità, nel senso che abbiamo nel settore giovanile pochissimi che vengono dal continente e che vengono anche dall'estero. Anche i ragazzi che abbiamo qua, molti sono, un paio sono migranti, quindi ce li siamo trovati in Sardegna, sono sardi acquisiti, quindi non è semplice perché vincere è sempre difficile, ci stiamo provando. No, abbiamo fatto una buona prova. Forse ci è mancato solo il gol e siamo stati un po' sfortunati nel perderlo. Che impressione ti ha fatto il Cagliari? È una buona squadra, però secondo me noi ce la possiamo giocare con tutto. Come si riparte da questa sconfitta? Prepareremo al meglio la prossima partita sperando in una vittoria. Ecco i risultati della 10ª giornata. Benevento Cagliari 0-1, Crotone Frosinone 2-3, Foggia Perugia 3-1, Pescara Palermo 1-1, Salernitana Bari 1-0, Ternana Ascoli 1-2, ha riposato l'Avellino. La classifica vede il Cagliari al comando con 24 punti, segue il Palermo a 17, Frosinone 16, Crotone, Ascoli e Ternana 14, Frosinone e Perugia 13, Bari e Salernitana 12, Benevento 10, Pescara 8, chiude l'Avellino con 0 punti. Nella prossima giornata si sfideranno Bari Ternana, Cagliari Ascoli, Palermo Foggia, Perugia Avellino, Pescara Benevento, Salernitana Crotone, riposerà il Frosinone. Dopo il turno di riposo imposto dal calendario, torna in campo la primavera dell'Avellino. I lupacchiotti sono attesi dalla trasferta di Perugia. Mister Tudisco, che ha avuto tempo per lavorare con i suoi ragazzi, spera di raccogliere i primi punti in classifica. In settimana lavoreremo più sulla fase di possesso e sulla fase di non possesso e cercheremo di fare il nostro meglio anche per cercare di raggiungere la prima vittoria del campionato. Concentrazione sul campo, ma non solo. Tudisco sta lavorando duramente anche sull'aspetto psicologico. Stiamo bene, ci stiamo allenando bene, c'è divertimento. Ho cercato di dirlo ai ragazzi, il calcio è divertimento, cerchiamo di divertirci, però che facciamo, un'ora e mezza di allenamento, alleniamoci concentrati, attenzione, intensità e andiamo avanti. Però si comincia a vedere già un gruppo, purtroppo bisogna creare prima il gruppo per poi diventare squadra, quindi piano piano. Work in progress costante in casa biancoverde, dove la priorità è sfoltire la rosa. L'organico è ancora molto folto, però sto cercando di capire chi di loro, ecco, ha la testa, ha la concentrazione, ha voglia di mettersi in mostra. Durante la settimana, ecco, sto studiando un po' sia il collettivo, ripeto, che il singolo giocatore, però devo essere sincero, non vedo la disponibilità di tutti, però chiaramente poi un allenatore deve fare le sue scelte, purtroppo scelte tecniche chiaramente, scelte mentali, diciamo che la sfera per valutare un giocatore è ampia, tattica, tecnica, mentale e fisica, quindi chiaramente non me ne posso portare 28 o 32, ma ne devo portare 20, 22, quindi devo fare attenzione alle scelte che farò. Dall'altra parte del campo un gruppo rodato, ma si respira ottimismo in casa Irpina. Hanno una programmazione diversa, lavorano da più anni, ho saputo che hanno un'ottima organizzazione tattica, hanno molta qualità, come dissi tempo fa, interpretano i sistemi di gioco, però mi hanno dato delle indicazioni e cercheremo di affrontarli al meglio. Tu
Tutte le compagini giovanili della Salernitana sono scese in campo in questo weekend, tranne l'under 17 di mister Ferraro, che ha osservato un turno di riposo e affronterà il Napoli il prossimo 2 dicembre. Successo per la primavera di mister Alberto Mariani, che centra la quarta vittoria in campionato nella sfida contro i pari età del Bari. Primo tempo equilibrato sul sintetico del Volpe, con il Bari che schiera dal primo minuto l'attaccante Kozak, preso in prestito dalla prima squadra di Grosso. Parte forte la Salernitana, che con il terzino Mattia Novella al debutto con la formazione primavera va vicino al gol al nono minuto. Successivamente è proprio l'ex laziale Kozak di impensierire Capasso che riesce a respingere la conclusione. Il primo tempo si chiude con i granata pericolosi in diverse occasioni, soprattutto con Felicetti. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio. È il 72esimo quando Gaeta, su calcio d'angolo, serve un invitante cross a Novella, abile a battere l'estremo difensore barese. La compagine di mister De Angelis prova a rimettere in parità l'incontro, senza però riuscirci, con la Salernitana che porta a casa l'intera posta in palio e raggiunge proprio i pugliesi in classifica a quota 12. Seconda vittoria consecutiva per l'Under 16. A Foggia i granatini vincono una partita senza storia con il risultato di 5-0. La rete di Manzo nella prima frazione e quelle di Di Micco, Pellino, una doppietta per lui, e Guida nella ripresa regalano il successo alla Salernitana, che raggiunge così il 7° posto in classifica con 16 punti all'attivo. L'Under 15 di mister De Santis torna al successo dopo il KO di una settimana fa nel derby contro l'Avellino. A Foggia la Salernitana si impone per 2-1. Pronti via, e il granata Palmieri sblocca subito l'incontro dopo due giri di lancette. Immediata la risposta dei padroni di casa, che con Colucci riportano il match in parità. Al 26esimo minuto della seconda frazione, il gol che decide il match lo firma Citarella. Salernitana quinta in classifica con 17 punti all'attivo. Pareggio per i giovanissimi regionali di mister Longo. Dopo la sconfitta nella scorsa settimana sul campo della Pro Calcio Napoli, i granatini tornano a fare punti e a muovere la classifica contro l'Angri. Primo tempo che si chiude sul risultato di 0-0 e ripresa che vede gli ospiti passare subito in vantaggio con Meglio. Ci pensa Grande a ristabilire la parità, che poi si protrarrà fino al triplice fischio. Si ferma il campionato Under 17. Il Benevento, dopo il pareggio rimediato sul campo del Frosinone, avrà modo di ricaricare le batterie in vista del rush finale, che terminerà prima di Natale con la chiusura del girone di andata. Alla ripresa la truppa di Bovinzo sarà impegnata nel derby con l'Avellino, in programma il prossimo 3 dicembre all'Imbriani. Ricordiamo che i giallorossi occupano il secondo posto in classifica con un gap di 4 punti dalla capolista Roma. Siete al secondo posto, manca poco alla fine del girone di andata. Come commenti questo inizio? No, è stato un buon inizio, dove siamo stati per gran parte al primo posto, poi siamo usciti al secondo, però va bene così. Continuiamo su questa strada. Adesso c'è il derby, è una partita particolare per te perché sei un ex. Come ti senti? Cosa prevedi? No, prevedo, penso, una vittoria, perché comunque stiamo andando bene. Arriviamo in modo normale, anche se è una mia ex squadra, però arriviamo in modo normale. Stai sentendo con i tuoi ex compagni? Sì, mi sento spesso e sono contenti di ritrovarmi. Secondo posto per il Benevento, siamo quasi alla fine del girone di andata. Come commenti questa prima parte di stagione? Stiamo facendo un anno molto importante. Siamo al secondo posto dietro la Roma e spero di continuare così. Adesso c'è il derby, cosa ti aspetti? Il derby è una partita molto importante, una partita sentita. Spero di portare a casa i 3 punti per consolidare il secondo posto. Ecco il programma dell'undicesima giornata: Ascoli Frosinone, Bari Foggia, Benevento Avellino, Pescara Ternana, Perugia Crotone, Roma Palermo e Salernitana Napoli. La classifica vede la Roma al comando con 23 punti, seguono Benevento e Napoli a 19, Frosinone 18, Ascoli 16, Salernitana, Palermo e Perugia 14, Crotone 13, Foggia 12, Bari 10, Ternana e Pescara 8. Chiude l'Avellino con 6 punti. Terzo pareggio consecutivo per l'Under 16 del Benevento, che nonostante l'ottima prestazione non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio. Nel corso del primo tempo i giallorossi sono stati bravi a portarsi in vantaggio con un gol realizzato da Garofalo,
Nella ripresa entrambe le squadre hanno giocato con un uomo in meno, per la Strega è stato espulso Ferraro. Il Crotone ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia sanita con dei lanci lunghi, ma i ragazzi di Formisano si sono difesi bene e addirittura sono riusciti a siglare il raddoppio con Petrolongo, ma la marcatura è stata annullata per presunta posizione di fuorigioco. Nei minuti finali i padroni di casa hanno pareggiato in seguito un calcio di rigore molto dubbio. Nel recupero il Benevento ha assediato l'area calabrese, non riuscendo nell'intento di siglare la rete della vittoria. C'è tanto rammarico in casa giallorossa per un altro pareggio giunto al termine di una gara giocata bene, ma soprattutto per aver subito gol a causa dell'ennesimo rigore. Nella prossima giornata i sanniti ospiteranno il Frosinone all'Imbriani. Siamo costretti a parlare del terzo pareggio consecutivo, c'è un po' di rammarico per la tua squadra? Il rammarico c'è solo per il risultato, cioè alla fine dobbiamo andare a valutare quella che è stata la partita, una partita a due facce, un primo tempo dominato, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto tante occasioni. Nostro solito modo di giocare, fatto di palleggio, di costruzione, ci è andata bene e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nella ripresa l'atteggiamento del Crotone è cambiato, purtroppo è cambiato anche il nostro. Abbiamo subito questi loro attacchi lunghi e eravamo stati bravi ad andare sul raddoppio, purtroppo l'arbitro ha annullato, poi l'episodio ancora una volta ci condanna, l'unica occasione loro, calcio di rigore, non stiamo qui a valutare le decisioni dell'arbitro, la partita è finita 1-1 nonostante le nostre tantissime occasioni anche nella ripresa. Sono stati tre pareggi giunti dopo che il Benevento comunque ha dominato. Ecco, cosa hai detto alla squadra dopo questi risultati? Io dico sempre di continuare su quelle che sono le cose che abbiamo fatto bene e di migliorare quelle che non sono andate bene, nel senso noi in queste ultime tre partite, tralasciando lo svantaggio del Perugia dopo pochi minuti sempre su calcio di rigore, abbiamo avuto due facce. Una faccia che vuole costruire, una faccia che non ha paura di essere spregiudicata, un'altra faccia che forse si accontenta di portare a casa un risultato, e questo è quello che noi non dobbiamo mai fare, cioè pensare di poterci accontentare, di gestire, portare a casa un risultato, perché il fine ultimo della nostra squadra è quello di costruire e di crescere sempre sotto il profilo del gioco. Se diventiamo una squadra che vuole portare a casa i tre punti, non siamo noi e non li portiamo a casa. Questo è tutto. A questo punto quanto è importante vincere la gara di sabato contro il Frosinone? Ma vincere è sempre importante, ma la cosa più importante è come si vince. Nel senso che io non mi accontento di vincere la partita e di fare una gara a chi butta la palla più lunga e di portare a casa i tre punti perché il Frosinone sta in zona playoff, perché noi dobbiamo fare i playoff. Le cose devono avere il nome che hanno. Noi siamo un under 16 e dobbiamo crescere. E se la partita col Frosinone ci regalerà una grande prestazione fatta di idee, di gioco e soprattutto di una mentalità che ci porti ad essere noi stessi, allora quella sarà la più grande vittoria. Se dobbiamo guardare la partita del Frosinone come una partita da tre punti, non raccoglieremo nulla. Pareggio a Crotone, il terzo consecutivo, cosa è mancato secondo te? È mancata la cattiveria sotto porta, il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un possesso palla, però abbiamo fatto pochi tiri in porta. Il secondo tempo ci hanno aggrediti perché eravamo in vantaggio, allora abbiamo subito parecchio, però poi hanno dato un rigore contro e ci siamo svegliati un po'. Abbiamo attaccato molto, abbiamo preso due palli, però è mancata la cattiveria sotto porta. Benevento comunque ai vertici della classifica, come sta andando il campionato secondo te? No, sta andando nel verso giusto, siamo terzi in classifica, però non ci accontentiamo mai e quindi diamo sempre il meglio negli allenamenti e in partita dobbiamo migliorare ancora un po' e dobbiamo migliorare ancora. Adesso c'è il Frosinone, una gara che si prevede un po' difficile. Sì, la verità, cioè, tutte le gare sono difficili, anche con l'ultima in classifica. Tutte le squadre sono molto attrezzate e molto forti per questo campionato nazionale. Contro il Frosinone dobbiamo essere più incisivi nella tre quarti avversaria e dobbiamo vincere. Come procede il tuo campionato? Il mio campionato sta andando bene, il mister mi sta dando molta fiducia e sto trovando pochissime difficoltà e sto giocando, sono soddisfatto. Ecco i risultati: Avellino Bari 2-3, Palermo Pescara 3-0, Crotone Benevento 1-1, Foggia Salernitana 0-5, Frosinone Ascoli 2-0, Napoli Roma 2-3, Perugia Ternana 1-2.
La classifica vede il Napoli al comando con 28 punti, segue la Roma a 27, Benevento 20, Palermo, Frosinone e Perugia 17, Salernitana 16, Avellino 15, Ascoli e Crotone 14, Ternana 11, Bari e Pescara 9. Chiude il Foggia con 2 punti. Nella prossima giornata si sfideranno Ascoli-Napoli, Bari-Foggia, Benevento-Frosinone, Perugia-Pescara, Roma-Avellino, Salernitana-Palermo e Ternana-Crotone. Netta vittoria dell'Under 15 che ha espugnato Crotone con il punteggio di 5-1. I giallorossi sono stati sempre padroni del campo, anche se dopo 10 minuti sono passati in svantaggio a causa di un errore difensivo che ha permesso ai padroni di casa di insaccare alle spalle di Diglio. Il gol dei calabresi ha caricato ancora di più i sanniti, che sono riusciti a pareggiare i conti con Agnello, bravo a gonfiare la rete su assist di Sorrettone. Sul finire del primo tempo è stato Olimpio a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, grazie a un ottimo suggerimento di Agnello. Nella ripresa la truppa di Fusaro si è scatenata, mettendo a segno altri due gol con Agnello. A pochi minuti dal triplice fischio c'è stata gloria anche per Capone, che ha siglato il pokerissimo, per la gioia dei suoi compagni di squadra. È un ottimo successo per i giallorossi, che offre delle risposte importanti, anche per quanto riguarda la fase realizzativa, considerati gli 8 gol messi a segno negli ultimi due incontri. Nella prossima giornata l'Under 15 se la vedrà contro il Frosinone agli Imbriani. Mister, convincente vittoria a Crotone, quanto è soddisfatto? Abbastanza, anche se non abbiamo ripetuto le prestazioni di Pescara e Terni, dove paradossalmente non abbiamo preso l'intera posta in palio. Però va bene, perché comunque la reazione della squadra c'è stata, siamo andati sotto, abbiamo reagito bene e poi abbiamo fatto comunque una buona gara, anche se la qualità, ripeto, non è stata buona come Pescara e Terni. Qualche settimana fa lamentavamo un po' la fase realizzativa di questa squadra, adesso ha realizzato 8 gol nelle ultime due partite, c'è stato un miglioramento? Sì, ma ancora non va bene, perché comunque anche a Crotone, nonostante 5 gol, abbiamo sprecato tantissimo, abbiamo comunque preso una traversa, abbiamo sprecato davanti alla porta al portiere loro bravo, quindi dobbiamo essere ancora più cinici e migliorare ancora di più. Sappiamo che questa squadra è stata costruita da zero, siamo quasi alla fine del girone di andata. In termini di percentuale, a quanto sta questa squadra per quanto riguarda la crescita? Io credo che non si finisce mai di migliorare, ce lo insegnano i grandi campioni, quindi figuriamoci i ragazzi di 15 anni. Sicuramente dall'inizio siamo cresciuti tantissimo, però comunque dobbiamo continuare a perseguire questa strada, perché siamo ancora siamo a buon punto, ma non è ancora abbastanza. È stata una vittoria bella, entusiasmante a Crotone, cosa ne pensi di questo successo? Abbiamo fatto una bella partita, anche se siamo andati in svantaggio, però il gol che abbiamo subito ci ha caricato e siamo riusciti a vincere. Hai messo a segno anche un gol, cosa hai provato? Fare gol è sempre un'emozione bellissima e spero continueremo così. Sei al terzo anno qui a Benevento, cosa ne pensi di questo settore giovanile? È un ottimo settore giovanile e mi trovo molto bene anche negli anni passati, soprattutto quest'anno. Ecco i risultati: Avellino Bari 1-0, Palermo Pescara 2-1, Crotone Benevento 1-5, Foggia Serenitana 1-2, Frosinone Ascoli 4-1, Napoli Roma 3-1, Perugia Ternana 4-2. La classifica vede il Napoli al comando con 28 punti, seguono Avellino e Bari a 23, Roma 20, Benevento e Frosinone 18, Salernitana 17, Palermo 16, Ternana 12, Pescara e Foggia 9, Perugia 8. Chiudono la classifica Ascoli e Crotone con 7 punti. Nella prossima giornata si sfideranno Ascoli-Napoli, Bari-Foggia, Benevento-Frosinone, Perugia-Pescara, Roma-Avellino, Salernitana-Palermo e Ternana-Crotone. Siamo con Vincenzo Pinto, attaccante della Primavera del Benevento. Vincenzo, è il tuo quarto anno qui a Benevento, come sei arrivato 4 anni fa qui? Questo è il quarto anno che sto a Benevento. Mi ricordo ancora la prima volta che sono arrivato qui, un ragazzino. Il Benevento mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, ne lo ringrazio. Come sta procedendo la tua crescita qui nel settore giovanile? No, qui si cresce bene sia caratterialmente che calcisticamente. Giorno dopo giorno si lavora come si deve e si punta a obiettivi importanti. Per 3 anni hai avuto Giovanni Gnoffo come allenatore, quest'anno c'è Romaniello. Differenze tra i due? No, due allenatori per bene, che sanno lavorare, che sanno lavorare.
La differenza si nota forse che giocano in modo diversi. L'anno scorso hai giocato nella primavera, anche quest'anno però c'è una categoria diversa. Le differenze tra queste due categorie? No, ma forse cambiano le squadre. Ma il campionato è sempre quello, è molto, molto importante. Ci sono squadre molto forti e si vede. C'è qualche difficoltà per quanto riguarda la fase realizzativa per questa primavera? Come state lavorando, ma soprattutto qual è il problema? No, io penso che nel mondo calcistico c'è anche da affrontare questo. Ci sono periodi che vanno bene e periodi che vanno male, ma io sono sempre pronto ad affrontare tutto a testa alta. Cosa significa per te indossare la maglia del Benevento? È un'emozione indescrivibile indossare la maglia del Benevento. Io sono molto legato e spero un giorno di esordire con questa maglia. Quali sono i tuoi obiettivi? Come ho detto prima, spero di esordire con questa maglia perché ci tengo tantissimo. Come trascorri il tempo libero? Tempo libero... La mattina mi sveglio, vado a pranzo, il pomeriggio ci alleniamo e la sera ci guardiamo le partite e poi andiamo a riposare. Vivi qui a Benevento, com'è stato il distacco con la famiglia? Devo dire, i primi anni l'ho sentito molto, ma mi mancava tanto la mia famiglia, però ho pensato al mio obiettivo e ci sono riuscito a superarlo. Come ti segue il Benevento lontano dal campo? No, il Benevento, la famiglia Vigorito mi segue tantissimo e io la ringrazio perché noi ci troviamo molto bene. La primavera ho ottenuto 10 punti, è quasi finito il girone di andata, ti aspettavi qualcosa in più? Abbiamo perso qualche punto per strada, ma l'importante è restare sempre sul pezzo perché ci aspetta un girone di ritorno molto importante e possiamo migliorarci. Hai avuto modo nel recente passato di allenarti anche con la prima squadra, che sensazione hai provato? Allenarsi con la prima squadra è sempre una sensazione che tutti vogliono provare, perché è un'emozione indescrivibile e poi cresci tantissimo. C'è qualcosa tra le tue caratteristiche che vorresti migliorare, invece qualcosa di cui sei soddisfatto? No, sincero, non mi sento inferiore alle caratteristiche. Beh, come detto, migliorare sì, giorno dopo giorno, voglio sempre migliorarmi perché non mi soffermo qui. C'è un calciatore che ti piace in maniera particolare anche del Benevento? Ci sono diversi giocatori che mi piacciono come giocano. Adesso non te ne posso dire uno preciso, però quello che mi piace come gioca, come cattiveria che ci mette in campo, anche se non è il mio ruolo, però è Gaetano Letizia. Mentre in generale? In generale ci sono diversi giocatori come Cataldi, lì davanti D'Alessandro, Ciciretti, giocatori forti. Chiudiamo con una riflessione sul campionato, 10 punti, secondo te questa squadra dove può arrivare? Secondo me possiamo arrivare nei playoff perché siamo una grande squadra e siamo forti. Mentre sulla prima squadra, periodo di difficoltà? Secondo me è un periodo poco positivo per loro, però non si sa mai, il Benevento lavora giorno dopo giorno, ha una grande squadra e può migliorarsi in classifica.